Benvenuti all'ascolto di Camionisti da Paolo Barilari. Oggi conversazione con Mauro. Lo avevamo sentito un po' di tempo fa. Era ai suoi primi giri di volante alla guida di un camion. Ci è venuta la curiosità di sentire come sta andando il suo lavoro, la sua esperienza da autotrasportatore a distanza di qualche mese. Mauro Gadaleta, bentornato a Camionisti. Ci siamo sentiti un po' di tempo fa. Come stai? Dove sei adesso? Che stai facendo? Tutto bene. Adesso mi trovo all'azienda pretendendo di essere caricato. Mauro, la prima volta che ci siamo sentiti tu eri in cabina con un camionista esperto che ti stava insegnando i segreti del mestiere. È passato un po' di tempo da allora. Che cosa hai imparato di questo mestiere dalle prime esperienze? È passato quasi un anno. In questo anno ho imparato tante cose perché un conto è guidare con una persona che sta al tuo fianco, un conto è fare questo lavoro da solo perché da solo devi guidartela in qualsiasi situazione. Infatti, in questo anno me ne sono successe di cotte e io comunque sono riuscito a calarla. Raccontaci qualcosa che ti è successo. Quali sono i momenti critici di una giornata di un camionista? Le cose più difficoltose, soprattutto mi sono riuscito a cavarmela. Comunque il camion ha una sua pesa, una sua lunghezza, è soggetto ai denti, guida un camion, comunque essere sempre concentrato al 100%, occhi ben aperti sempre, mani sul volante, delle ferme, porti un sacco di pedali, delle ruote, è fondamentale la tua concentrazione. Questo è per quanto riguarda la tecnica di guida di chi guida un mezzo pesante. Poi c'è la parte in cui adesso tu sei fermo nell'azienda della tua azienda in attesa del carico, ma ci sono delle volte in cui uno è fermo invece in un'area di sosta, in un autogrill, oppure in un ristorante per camionisti. Tutta questa parte sociale del mondo degli autotrasportatori, tu ci sei entrato, hai fatto amicizia, hai conosciuto dei momenti di condivisione con i tuoi colleghi. Come si vive quest'altra parte della giornata del camionista? In questo passi anni che svolgo la professione, ho avuto modo di conoscere i colleghi nelle fasi di carico, nelle fasi di scarico, oppure nelle ristorante dove vado, c'è sempre qualche confronto con i colleghi, uno degli aspetti belli di questo lavoro, perché ho avuto modo ogni giorno di poterne conoscere tanti. Io ho un centinato di trasporto acqua, bottiglie di vetro per enoteche, per aziende vicole, lavoro con le collettane, lavoro con l'industria di trasporto ferro, non c'è un settore specifico dell'azienda con cui lavoro. Avrai visitato, o perlomeno avrai attraversato un sacco di posti, visto bei panorami, alberi e tramonti. Questi anche sono dei momenti belli della vita del camionista. Sì, questo è un aspetto bellissimo del mio lavoro. Ho visitato tante città, non le ho visitate a piedi, però con il mezzo ho avuto modo di ammirare panorami, monumenti, tramonti, alberi, tanti luoghi bellissimi.
tante ore in cabina alla guida. Si soffre la solitudine. Beh, sì, è un lavoro solitario. Io da lunedì al venerdì sono fuori, fuori casa, sono al 99% da solo in carcere, però comunque non ne soffro perché trovo comunque un modo per stare a contatto con colleghi, amici, la famiglia, quindi non mi pesa questo andare da solo. Per 5 giorni alla settimana. Per finire, chi è Mauro Gadaletta? Quanti anni hai, dove sei, cosa facevi prima e cosa farai nel futuro? Sono un ragazzo di 43 anni, sono di Milano, sono in Sicilia, faccio questo lavoro da quasi due anni, nel futuro continuare a lavorare, a migliorare il mio piccolo, rendendolo migliore, facendo qualcos'altro per valorizzare questa figura fondamentale per la nazione. Mauro Gadaletta ci ha raccontato tante cose, ma io voglio sottolineare l'ultima frase che ha detto. Il camionista è una figura fondamentale per l'economia del paese. Termina così la puntata di oggi. Vi ricordo il 351-525-82881 per raccontare con un WhatsApp vocale il vostro lavoro. La vostra giornata al volante di un camion. E poi c'è Rai Play Sound, dove potete trovare tutte le puntate di questa trasmissione. Da Paolo Barilari al microfono e da Fabrizio Rocchi in redazione, un saluto, buona strada e buon ascolto di Rai Tiso Radio.